Per quanto sta facendo la segreteria provinciale del Partito Democratico è Rosetta Fusco. Ci avviamo anche alle imminenti consultazioni amministrative. Brindisi. Sì, vorrei ricordare che la segreteria provinciale si è insediata non più di 2 mesi fa e ha già stabilito un percorso sia dal punto di vista del metodo sia dal punto di vista del merito delle questioni. Per quanto attiene il metodo, ha già elaborato un percorso di coinvolgimento di tutte le segreterie dei circoli della provincia di Brindisi, quindi i segretari sono coinvolti insieme con la segreteria e con tutti coloro che fanno parte della direzione provinciale in un processo di individuazione delle scelte migliori per il territorio di Brindisi. Per quanto riguarda il merito invece, noi abbiamo già disegnato una piattaforma programmatica ben precisa su tutti i temi che attengono lo sviluppo del territorio. E nello specifico abbiamo già elaborato un percorso programmatico sulla sanità, sulla questione legata alla chiusura del ciclo dei rifiuti, sulla questione legata all'agricoltura e per quanto attiene anche le scelte che si dovranno fare per lo sviluppo nella sua interezza del territorio di Brindisi. Noi sappiamo che ci stiamo avvicinando alle elezioni amministrative, vogliamo ricordare a noi stessi che si va a votare in 7 comuni della provincia di Brindisi e vogliamo anche ricordare che si va a votare in 6 comuni commissariati. Quindi questo deve essere un approfondimento politico da parte di tutte le forze che si approcciano a prepararsi per le elezioni amministrative. E per quanto riguarda le alleanze che noi vogliamo fare, noi vogliamo approcciarci e rapportarci sulla base del programma che abbiamo costruito con tutte le forze che si riconoscono nel centro-sinistra e con tutte quelle persone che noi definiamo di buona volontà che vogliono lavorare insieme con noi per riportare Brindisi a livelli alti e ricostruire quella dignità sociale del territorio brindisino e dei brindisini che purtroppo è stata malmenata negli ultimi tempi. Il programma Green, diciamo, con grande attenzione verso l'ambiente che avete in mente, però cammina attraverso le gambe degli uomini. Rispetto alle liste, qual è la discriminante nella scelta? Cioè al vostro interno, quali paletti vi state ponendo nella costituzione delle liste? Per quanto attiene alla costituzione delle liste, noi vogliamo optare per liste nuove, e per nuove intendo nuove persone che non hanno da dover rispondere ad azioni del passato. Liste nuove, uomini e donne nuove, che vogliono lavorare unicamente per il bene di Brindisi. Io sono convinta che il segretario del Circolo di Brindisi, Francesco Cannalire, sia d'accordo con me su queste scelte, perché sono le uniche scelte da cui si può partire per dare veramente alla città la testimonianza di una forza credibile e affidabile che il Partito Democratico vuole essere. Il Partito Democratico vuole essere credibile, affidabile e di speranza per un futuro diverso per Brindisi. Quindi non ci saranno nomi che hanno partecipato alle precedenti amministrazioni? Cioè lei si sente di promettere questo ai brindisini? Io sono convinta che nella loro autonomia il Circolo di Brindisi vorrà condividere con me questa necessità, la necessità di avere liste nuove con uomini e donne che non hanno avuto a che fare con il passato.